Possiamo dire che l'alpinismo è stato considerato proprio una proiezione del mondo borghese, però questo focalizza solo, secondo me, una parte del problema, nel senso che, diciamo, accanto alla borghesia emergente che svolge, diciamo, un ruolo, nel corso della storia economica, sociale e politica dell'Ottocento, dobbiamo anche pensare ad altri ceti sociali che esistevano a fianco. Pensiamo alla nobiltà, diciamo, forse un ruolo, in esaurimento nel corso dell'Ottocento, la questione è controversa, come sappiamo, ma se noi esaminiamo ad esempio gli elenchi dei soci delle sezioni del Club Alpino Italiano, o come si diceva, Club Alpino di Torino, poi italiano, noi vediamo che troviamo molti esponenti, diciamo ancora, della nobiltà, accanto alle classiche professioni borghesi e anche a elementi appartenenti al ceto medio, al ceto impiegatizio, al corpo, diciamo, degli studenti. E, diciamo, sono componenti poi queste anche che si rafforzeranno nel corso della storia successiva dei primi decenni dei club alpini in Italia e in Europa, almeno fino alla prima guerra mondiale. Anche da questo punto di vista, la prima guerra mondiale rappresenterà, diciamo, una cesura per quanto riguarda l'Italia nella appartenenza numerica e sociale degli iscritti al Club Alpino Italiano, nel senso che 1913, poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, abbiamo 9.000 iscritti al Club Alpino Italiano, un numero molto ristretto se pensiamo che attualmente superano i 300.000 soci, e quindi, diciamo, rappresentavano un'elite ancora, diciamo, largamente sociale. Sarà con i fenomeni di ampliamento, diciamo, della pratica sportiva, dell'uso del tempo libero e della maggiore, diciamo, conoscenza che si avrà anche del mondo della montagna, che aumenterà sensibilmente, diciamo, il numero dei soci e anche, diciamo, le appartenenze sociali poi degli alpinisti che si riconoscono nel Club Alpino Italiano. Quintino Sella noi lo conosciamo, o in un pubblico più generale lo conosce come ministro delle finanze, Conte, che applicò, diciamo, delle politiche di bilancio molto rigorose, oppure, diciamo, lo conosciamo come l'ispiratore, il fondatore del Club Alpino Italiano, ma era anche un uomo molto interessante sotto più profili, imprenditore, studioso di storia patria, ma soprattutto geologo e mineralogista, quindi una figura di scienziato con collegamenti internazionali, con una visione non angusta del ruolo della scienza, della tecnica e della politica. È stato, diciamo, creatore, diciamo, dell'Accademia di Lincei, della rinnovamento e della futura funzione che avrebbe avuto, diciamo, questa accademia, e anche, diciamo, politicamente era un uomo, diciamo, che credeva fortemente nei nuovi, tra virgolette, destini dell'Italia, dell'Italia unita, e con una visione in cui la scienza avrebbe avuto, diciamo, un ruolo fondamentale nello sviluppo tecnico ed economico del Paese Unito. E questa, diciamo, visione, come dire, fortemente, diciamo, scientifica, la ritroviamo anche poi nelle linee fondative del Club Alpino di Torino, poi Club Alpino Italiano, che si proponeva anche, diciamo, la conoscenza della montagna vista anche da un punto di vista della ricerca naturalistica, della ricerca geologica, della ricerca sulla botanica, zoologica, diciamo, eccetera, come, diciamo, premessa anche a quello che poteva essere uno sviluppo, diciamo, economico delle aree montane e quindi, diciamo, dei suoi abitanti. Quanto alla questione, diciamo, del nazionalismo, è una questione forse un po' complessa che dovrebbe essere, diciamo, approfondita, e soprattutto sarebbe necessario distinguere patriottismo e nazionalismo, cioè il concetto di appartenenza
patriottica ha una cultura, ha una lingua, diciamo, ha una storia, diversamente da quello che è di mettere, diciamo, l'accento sul ruolo, diciamo, nazionale, quindi su una superiorità anche, diciamo, di un certo territorio rispetto ad altri, e anche, diciamo, per quanto riguarda ambizioni di allargamento, diciamo, territoriale. E possiamo dire, direi in linea di massima, che, diciamo, il Quintino Sella, il gruppo dirigente attorno a lui, diciamo, nella guida del Club Alpino Italiano, era fortemente patriottico ma non ancora nazionalistico, mentre lo sarà, diciamo, sulla fine, diciamo, dell'Ottocento, in coincidenza anche di una maggiore, diciamo, conflittualità nei rapporti tra gli stati europei, alla crescita del militarismo prussiano, alle rivendicazioni anche territoriali a livello italiano per quanto riguarda le cosiddette terre irredente. Pensiamo un po', ecco, a Trento e a Trieste, città, soprattutto Trento naturalmente, legate all'ambiente, al territorio, diciamo, della montagna, in cui si era sviluppato anche un atteggiamento pionieristico nei confronti dell'escursionismo e dell'alpinismo vero e proprio. Trento è collocata all'interno dell'area dolomitica e apparteneva, come sappiamo, all'impero austro-ungarico. E, diciamo, proprio i gruppi sociali che fondano la SAT, la Società degli Alpinisti Tridentini, sono gruppi che anche sviluppano, diciamo, gradualmente un orientamento filo italiano, un orientamento irredentista, cioè la volontà anche di saldare, diciamo, il proprio destino a quello, diciamo, della patria. Come dire, ancora divisa, diciamo, da una frontiera. E, diciamo, certamente questo aspetto, diciamo, influenza non solo quella che è, diciamo, la cultura alpinistica, la cultura politica degli alpinisti tridentini, ma anche, diciamo, degli alpinisti italiani che erano, diciamo, legati da un rapporto, come dire, di connessione, di collegamento, di sintonia e di simpatia con gli alpinisti che si trovavano al di fuori dei confini nazionali e quindi in quest'area sottoposta ancora al dominio austro-ungarico. Guerra bianca è un termine che ha preso sempre, diciamo, più piede per qualificare, definire, diciamo, e classificare l'impegno militare, l'impegno tecnico e soprattutto umano in ambienti di guerra che si trovavano collocati ad altitudini elevate e in cui, diciamo, nei lunghi inverni la dimensione, la presenza, diciamo, della neve, del ghiaccio rappresentavano un elemento, diciamo, costante con cui soldati ufficiali dovevano confrontarsi e che complicavano anche l'esercizio, diciamo, dell'attività militare. Le condizioni climatiche e ambientali hanno pesato, diciamo, profondamente nelle vicende, diciamo, della guerra, che sono state, diciamo, combattute soprattutto in ambito dolomitico, ma non solo, diciamo, su quel fronte. Da questo punto di vista il ruolo, diciamo, dell'associazionismo alpinistico è, diciamo, un ruolo che occorre verificare e mostrare anche nelle differenze, diciamo, nelle sfumature, diciamo, che si hanno. Diciamo, non c'è un rapporto, come dire, uniforme e costante, e soprattutto è un rapporto che si evolve nel tempo, nella cronologia. Se ad esempio prima, diciamo, dello scoppio della guerra mondiale esaminiamo, quindi per esempio 1914, esaminiamo l'atteggiamento e l'orientamento dei vertici del Club Alpino Italiano nei confronti di quelle che erano gli avvisaglie dello scoppio della guerra, auspicavano ancora una soluzione pacifica, una soluzione che dei contrasti interstatuali che non sboccassero, diciamo, sulle operazioni militari.
Viceversa, se prendiamo in considerazione le prese di posizione, diciamo, dei giovani studenti che costituivano la sezione universitaria del Club Alpino Italiano, possiamo, diciamo, notare che le loro prese di posizione sono molto più radicali, molto più incisive. Nel senso che c'è in una dichiarazione della cosiddetta SUCAI c'è una attenzione e una messa, come dire, a rischio del ruolo che avranno i lanzichenecchi, come venivano definiti, cioè questo, i soldati appartenenti al mondo austro-tedesco, che venivano paragonati con una proiezione di quattro secoli indietro ai lanzichenecchi che invadevano, diciamo, l'Italia nel corso, diciamo, delle guerre del primo Cinquecento. Ecco, però, diciamo, mano a mano che poi cresce l'impegno militare della guerra e la partecipazione poi alle operazioni che si svolgevano sul fronte alpino, in vari scenari del fronte alpino, mostra da parte, diciamo, del CAI, attraverso le prese di posizione, attraverso gli articoli che uscivano sul bollettino e sulla rivista del Club Alpino Italiano, una presa di posizione sempre più forte, diciamo, a favore dell'impegno bellico, dell'impegno, diciamo, militare dell'Italia, con anche poi, diciamo, delle forme di azione solidale che si mostravano attraverso l'invio di doni, sottoscrizioni a favore, diciamo, delle famiglie dei soldati, a favore per esempio, diciamo, delle guide alpine impegnate, diciamo, come militari, diciamo, al fronte, e che mostra, diciamo, poi dopo Caporetto, diciamo, nelle fasi finali dell'impegno militare italiano, diciamo, anche proprio una simbiosi, diciamo, di azione. Ci sono delle descrizioni di delegazioni del Club Alpino Italiano che si recano nei luoghi di guerra, nelle posizioni in cui erano, diciamo, schierati i reparti alpini, e consegnano delle bandiere di guerra, delle bandiere di combattimento, quindi proprio, diciamo, una fusione, diciamo, piena, diciamo, tra quelli che potremmo chiamare gli alpinisti e gli alpini. Ma certamente sul piano dell'attrezzatura, sul piano delle tecnologie applicate all'alpinismo, c'è veramente, diciamo, un abisso nel corso del secolo che ci separa rispetto, diciamo, agli anni del primo Novecento. E certamente uno si pone anche, diciamo, il problema dei rischi che correvano quegli uomini, diciamo, sia i soldati impegnati, diciamo, sulle cenge, sulle pareti, sugli spigoli, diciamo, delle vette dolomitiche, nel cercare, diciamo, di raggiungerle per sistemare gli appostamenti, diciamo, e i luoghi dove dovevano, diciamo, trascorrere lunghe settimane, diciamo, lunghi mesi nel momento, diciamo, di scatenare un attacco o di esercitare un ruolo di difesa, diciamo, contro gli attacchi nemici. E ci meravigliamo di come, con delle attrezzature, diciamo, così rudimentali, direi quasi, diciamo, primitive, riuscivano a conseguire degli obiettivi. Nello specifico pensiamo alle calzature, che rappresentano l'elemento, diciamo, fondamentale nella salita e nella discesa di pareti di roccia o di tratti ghiacciati, e usavano ancora, diciamo, delle scarpe chiodate che avevano, diciamo, pochissima presa su terreni impervi, diciamo, su terreni, diciamo, scivolosi, perché, diciamo, l'uso delle calzature con suola di gomma, di gomma rigida, i cosiddetti carri armati o suoli Vibram, data, diciamo, dagli anni 30, diciamo, del Novecento. E ancora pensiamo, diciamo, alle corde, diciamo, che venivano utilizzate, che erano corde di canapa, che si imbevevano facilmente, diciamo, di acqua, che diventavano pesanti e che, diciamo, anche nelle manovre necessarie nel corso, diciamo, di una fase di salita o di discesa, diventavano estremamente difficili, diciamo, da manovrare. E da questo punto di vista, questa
come dire, all'arretratezza ai nostri occhi della, diciamo, dell'attrezzatura, fa risaltare ancora di più, diciamo, quello che era, diciamo, nei termini di una certa oleografia, possiamo chiamare eroismo, ma che era anche, diciamo, un accertamento, rappresentava una capacità anche, diciamo, di superare alcune, diciamo, difficoltà grazie all'energia e grazie anche alla forza fisica di cui davano, diciamo, prova gli uomini che si impegnavano in questa, diciamo, attività tanto in tempo di guerra come anche del resto in tempo di pace. La conoscenza che si ha del mondo della montagna e soprattutto della montagna alpina all'indomani, diciamo, della prima guerra mondiale è una conoscenza molto più approfondita, molto più radicata rispetto a quella che si aveva in precedenza. Mi viene in mente un testo che è molto importante della cultura, diciamo, italiana degli anni 70 dell'Ottocento, che è Il bel paese di Antonio Stoppani. Antonio Stoppani è un geologo, un prete, ma anche un alpinista che ha collaborato anche attivamente con ruoli dirigenti nel Club Alpino Italiano. E il libro di Stoppani, diciamo, Il bel paese, è stato veramente un best seller, anzi meglio un long seller, perché ha continuato, diciamo, a vendere migliaia e migliaia di copie nel corso, diciamo, dei decenni successivi. È stato un testo, diciamo, pionieristico, perché ha, diciamo, consentito agli decine di migliaia di italiani mediamente colti di avere una conoscenza, diciamo, geografica, ambientale, della natura e delle specificità del paese Italia e soprattutto, diciamo, dell'arco alpino. Ma era una conoscenza, appunto, lontana, una conoscenza non diretta che si aveva attraverso la lettura di un testo e attraverso le immagini che questo testo presentava. La prima guerra mondiale, la partecipazione di centinaia di migliaia di uomini alle operazioni che si sono svolte in larga parte per quanto riguarda, diciamo, l'impegno italiano sul fronte alpino ha costituito un elemento di conoscenza diretta, visiva, comunicata poi, diciamo, attraverso lettere, attraverso diari. Diciamo, c'è un libro che io considero tuttora affascinante, diciamo, nella sua lettura, in quanto è costituito in larga parte, diciamo, da frammenti di lettere e frammenti di diario, che è il libro di Adolfo Modeo, Momenti della vita di guerra. Un libro, diciamo, scritto negli anni 30, in pieno fascismo, ma con un'impronta non schierata, diciamo, un'impronta patriottica ma non nazionalfascista. E, diciamo, da questo testo, ad esempio, diciamo, emerge, diciamo, molto bene l'immagine del paesaggio alpino, la conoscenza di prima mano che compiono, diciamo, questi uomini proiettati nel loro impegno militare su queste montagne che non avevano mai visto, non conoscevano, e che costituiscono quindi un elemento della loro esperienza, della loro conoscenza. Subito dopo, diciamo, la prima guerra mondiale, le montagne diventano il luogo della memoria, il luogo del ricordo. Pensiamo come proprio, diciamo, il Club Alpino Italiano, ma anche il Touring Club Italiano e altre associazioni contribuiscono al organizzare, diciamo, vengono proprio chiamati pellegrinaggi, cioè delle gite sui luoghi, delle escursioni, diciamo, sui luoghi della guerra, concepite con una funzione, diciamo, quasi religiosa, diciamo, spirituale, ma che al tempo stesso è anche una, diciamo, presa di possesso, diciamo, di un territorio, e costituisce anche, diciamo, il volano per una frequenza ulteriore, diciamo, di questo territorio da un punto di vista alpinistico. E se diciamo, riflettiamo al fatto che, ad esempio, il Club Alpino Italiano conosce, subito dopo la Prima Guerra Mondiale,
uno sviluppo, diciamo, consistente, diciamo, dei propri soci e dei frequentatori della montagna. Questo si spiega anche attraverso il ruolo che ha avuto la montagna alpina nel corso, diciamo, della Prima Guerra Mondiale. Dicevo club alpino italiano, ma questa associazione non esaurisce e non coordina tutte le persone, gli uomini e anche le donne che sono, diciamo, interessate alla frequenza della montagna da un punto di vista sia escursionistico che alpinistico, perché, diciamo, nel panorama, diciamo, politico associativo del primo dopoguerra si sviluppano anche altre associazioni di impronta popolare, di impronta anche proletaria, come venivano chiamate, e che, in quanto, diciamo, il Club Alpino Italiano veniva ancora considerato un'associazione di derivazione e di estrazione eminentemente borghese elitaria, in cui altre fasce, diciamo, della popolazione non si riconoscono e preferiscono creare, diciamo, delle nuove reti, delle nuove società, dei nuovi gruppi, e che hanno anche una impronta, in alcuni casi, politica molto precisa, legata al movimento socialista, legate al movimento sindacale e anche, diciamo, agli aspetti, ai momenti, diciamo, anche radicali in cui questo movimento socialista si esprime. Possiamo anche aggiungere un elemento, e cioè le modificazioni che sono intervenute, diciamo, sul paesaggio alpino in seguito alla Prima Guerra Mondiale. Noi possiamo, diciamo, pensare soprattutto a baracche, a, diciamo, postazioni di cui restano tuttora anche le tracce quando andiamo in montagna. Notiamo, diciamo, percorrendo sentieri dolomitici magari non moltissimo frequentati, certe volte troviamo pezzi di ferro, filo spinato, alcune assi di legno, che sono i resti di installazioni dove trascorrevano, diciamo, molti mesi della propria vita militare soldati, diciamo, e ufficiali. Ma per raggiungere queste postazioni poste a quota molto elevata, in alcuni casi si arrivava anche a 3.000 metri di altitudine, e non era possibile arrivarci semplicemente attraverso mulattiere o anche attraverso sentieri. Bisognava allestire, diciamo, un vero e proprio itinerario, creandolo artificialmente, scavando nella roccia, creando, diciamo, dei gradini, diciamo, artificiali, o aiutando, diciamo, la salita con l'ausilio di funi metalliche che venivano, diciamo, fissate, diciamo, alla roccia, o anche ponendo, diciamo, delle scale, diciamo, metalliche o di legno che consentivano l'accesso a queste, diciamo, postazioni ad alta quota. Ed è interessante perché poi alcune di queste strutture si sono mantenute e hanno costituito anche, diciamo, il punto di inizio di percorsi attrezzati, di vie ferrate, che poi, diciamo, gli escursionisti e gli alpinisti, a partire dagli anni 20, diciamo, del Novecento, anni 20-30, hanno percorso. Alcune di queste vie sono state riattate e sono tuttora frequentate, diciamo, e percorse nella stagione estiva da migliaia di escursionisti, e noi ripercorrendole compiamo, diciamo, gli stessi tracciati che i soldati, diciamo, facevano nel corso, diciamo, della loro esperienza bellica.